avuto del nuovo acquisto ieri. Ma lo conoscevamo bene un giocatore che già dall'anno scorso doveva venire qua a Teramo, poi le strade sono state diverse, però mi fa piacere molto ritrovarlo perché comunque ha le caratteristiche giuste per poter far bene qui a Teramo. A proposito di ritrovare, tra un po' ne ritroverai anche un altro giocatore che ti piace particolarmente. Sì, noi abbiamo bisogno anche di personalità, di carisma in campo e quindi Cruciani, diciamo, è un giocatore che ha dinamismo, aggressività e soprattutto anche grande personalità in mezzo al campo, oltre alla sua qualità, che è un giocatore che sa giocare a calcio. Speriamo che arrivi e si mette ed entri subito in sintonia con la squadra e cerchi che riesca subito a evidenziare le sue doti. Magari non Cruciani, ma Forte lo lancerai subito titolare. Sì, penso di sì, insomma, un giocatore che sta allenato, ha fatto tutto il lavoro, non ha problemi fisici. Ieri ha fatto già la partitina con noi, si è integrato subito sulle giocate nostre. Ha evidenziato, diciamo, già da ieri le qualità che ha. Dal punto di vista della gestione del gruppo, come dirai a Moreo, che è stato titolare inamovibile, adesso che dovrà sedersi? Ma no, vabbè, il discorso ognuno deve essere sempre pronto e disponibile perché non è detto che Moreo non giochi a fianco a lui. Insomma, adesso vediamo da decidere, insomma, chi affiancargli. Però è chiaro che per noi è importante in questo momento qua far ambientare e far capire subito a chi arriva quello che deve fare in campo. È chiaro che prima giochi e prima si integra, diciamo, nel gruppo, e questo penso che sia in questo momento qua la priorità per una squadra. La società in questo momento sta puntando molto nel metterti a disposizione giocatori che abbiano una certa personalità. Secondo te era questo uno dei fattori che sono mancati in questo girone d'andata? No, no, no. È una qualità che serve, è una qualità che in una squadra è indispensabile. Penso che in questo momento qua si stia facendo le cose per cercare di migliorare questa squadra, perché comunque abbiamo evidenziato sicuramente delle lacune nel girone d'andata e le dobbiamo colmare. Quindi di conseguenza, come ancora una volta, la società, che ringrazio, si sta diciamo, adoperando per fare una squadra più competitiva di quella che era nel girone d'andata. Gestione del gruppo è più facile per gestire chi arriva, probabilmente meno facile gestire chi è sul piede di partenza. Ieri il direttore generale Scacchiero ha fatto due nomi, per esempio Da Silva e Altobello. Ecco, come si gestiscono giocatori che comunque per la società in questo momento non sono indispensabili? Ma no, io da parte mia non sono mai entrato nel mercato, nel senso che ho cercato anche questa settimana di stare a preparare la partita, cercare di curare i miei particolari per sabato e di conseguenza non ho parlato né con Da Silva né con Altobello. Loro sono dei giocatori, sono dei professionisti e devono fare quello diciamo, gli spetta fare. Di conseguenza il calcio è questo, non è che è una novità, insomma, che uno può stare sul mercato, quindi penso che sia una cosa normale, si gestisce in questo modo. Con l'inizio del girone di ritorno ti aspetti un cambio di passo, magari non dalle gare in casa, tipo quella che si avrà sabato, ma da quella in trasferta? Assolutamente sì, si sta facendo tutto in funzione di questo. Abbiamo lavorato tantissimo a livello fisico durante queste vacanze per cercare di avere una squadra subito brillante, subito veloce e cattiva. Adesso abbiamo tutte finali, dobbiamo giocare tutte le partite con una grande intensità, grande cattiveria, con la voglia proprio di ottenere il risultato. Perché comunque è un campionato che dobbiamo assolutamente riprendere una posizione di tranquillità in classifica, quindi
c'è bisogno partita dopo partita, senza avere l'assillo di strafare di cose, però dobbiamo giocare sempre per cercare di fare risultati. Cruciani mezzala, ma lo vedi anche come cambio di Amadio? Sì, lui è un giocatore che ha le qualità e la personalità per ricoprire, diciamo, sia il ruolo di mezzala, dove lui magari è più portato perché c'è anche un bel inserimento in fase offensiva, lui c'ha anche dei gol che, diciamo, riesce ad arrivare facilmente in porta, e poi anche a livello, anche come play, un giocatore che va sempre a prendere palla, c'ha sempre voglia di giocarla, quindi può ricoprire anche quel ruolo. È un girone di ritorno che il Teramo dovrà fare meglio di quello di andata. So che magari non ci vuoi pensare, o comunque non è bello pensarci, però anche in relazione ai processi sportivi di squadre che sono nel vostro girone, un po' un pensierino ce lo fate ad una risalita anche malgrado le altre? Ma guarda, noi, io penso che adesso noi abbiamo sicuramente ammortizzato tutto quello che ci è capitato quest'estate, e di conseguenza dobbiamo ritornare a lavorare molto 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 bene in campo, che è quello che a me interessa. Il discorso poi della giustizia sportiva, queste cose qua non mi interessa. Dell'Ancona invece dice? L'Ancona è una squadra che ha fatto benissimo il girone d'andata, è una squadra che si chiude molto 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 bene in fase difensiva. Sarà difficile trovare spazi, dobbiamo essere bravi a cercare di essere pronti a fare dei movimenti e smuovere il reparto difensivo. Secondo me le cose che un po' ci ha penalizzato in questo girone di andata, giocate preordinate e le dobbiamo fare molto veloci per cercare di riuscire ad arrivare al gol. È una squadra che poi ti riparte con grande intensità perché ha dei giocatori di gamba, di qualità. Poi se mai loro riescono a farti male, poi diventano quasi imperforabili. Porte Petrella e Partitella ti sono piaciuti insieme? Molto, molto. Ieri hanno fatto una partita, diciamo, che sembrava che insomma giocassero da tanto insieme, quindi hanno dato già subito delle indicazioni importanti, quindi sono molto contento. Da Cornacchi, da ex attaccante contro un ex attaccante, tu lo conosci, l'hai incontrato in Serie D quando era a Civitanova? A Fano. Tu con i piedi? Da allenatore. Allora, da allenatore sì, anche a Fano, pure a Fano, sì. Anche da Cazzolo. Sì. È una persona seria, una persona che stimo, perché adesso sta facendo quello che magari lui merita. A proposito di attaccanti, ieri il presidente ha detto potrebbe arrivarne un altro. Che tipo di giocatore dobbiamo aspettarci, secondo te? Bisogna vedere prima chi è che va via, insomma, perché comunque si è parlato, magari pensando, non lo so, a livello di indicazioni mie, ripeto, bisogna vedere chi è che vuole rimanere, quello che ho sempre detto qua, e chi magari invece vuole cambiare aria. È chiaro che noi ci abbiamo in questo momento qui un attaccante, una prima punta, un attaccante che attacca bene la profondità, attacca bene la porta, e è chiaro che ci vuole un altro attaccante magari che faccia gol, ma che abbia movimenti magari più tra le linee. Secondo te, con l'arrivo di Forte, con Moreo come alternativa, un po' di pressione sulle noci cala un po', nel senso potrebbe giocare un po' senza l'assillo di dover fare gol, quindi potrebbe essere un acquisto in corsa, secondo te, oppure comunque è destinato ad andare via? Io le noci adesso, in questo momento qua, è un giocatore del Teramo, tanto è vero che ieri l'ho cercato di motivare, ho cercato di parlarci, di fargli fare un pochettino quello che magari è mancato sabato, perché comunque troveremo una squadra simile al Pontedera, perché lavorerà con 5 difensori, con 3 centrocampisti, quindi gli spazi saranno molto ristretti. Io con lui lavoro
penso al campo. In questo momento qua sta qui, deve essere pronto a giocare sabato. E poi non lo so il mercato come sviluppa, non lo so le situazioni che ci saranno, ma voglio dire, se rimarrà, insomma, sono contento. Tipo Antonio a sinistra è un posizionamento che potremmo rivedere. Ma Alessandro, quando sta in condizione, è un giocatore che può giocare in tutti i ruoli. Lui, secondo me, è stato uno dei più positivi sabato. Sulla fascia è riuscito a gestire molto bene la palla, è riuscito a fare degli assist importanti, l'ultimo per esempio quello su Scipioni, è un giocatore che comunque corre tantissimo, quindi è un giocatore che sono soddisfatto anche lì in quel ruolo là. Paolucci mezzala destra, come ti è parso? Paolucci è un giocatore di grande prospettiva, deve migliorare tantissimo, deve lavorare tanto, si deve essere soprattutto molto concentrato, perché ancora sotto l'aspetto tattico qualche lacuna ce l'ha, però c'è l'esuberanza, c'è la corsa, c'è la forza fisica che gli può permettere qualsiasi traguardo, quindi deve stare tranquillo, deve pensare a lavorare tantissimo e sperando che possa anche fare qualche gol, perché comunque lui se li va a creare diverse soluzioni. Ragionevolmente tra 17 giornate dove dobbiamo aspettarci il Teramo? Ma noi dobbiamo sicuramente risalire la classifica e ci dobbiamo mettere in una situazione tranquilla. Il primo obiettivo assolutamente è quello. Dobbiamo mettere in una classifica che il Teramo non deve rischiare niente. E quindi in questo momento qua c'è da fare il risultato.